Le kdo med nami se ne spomni legendarnega APN-ja, ATX-a, VT-ja in dni, ko smo se kot najstniki prav s temi motori podili po vasi. Legendarne Tomusove stvaritve še danes videvamo na cestah in prav te dni v nekdanjem skladišču Soli Libertas poteka razstava, ki priča o izjemnosti Tomusove zgodbe. Pozdravljeni gospod Ivan Pavinčič. Vi ste bili velik del Tomusove zgodbe in sicer Tomusove zgodbe v Gani. Zdaj pa mene zanima, kaj ste vi počeli v Gani, kako ste prišli do Gane. Vem, da ste tam postavljali oziroma sodelovali pri postavljanju tovarne Tomus. Ja, to je res. Ja, veliko časa je mimo. Tega, to se pravi, da se mora malo spomniti te stvari. Jaz sem bil prvi v Tomusa, kateri je imel proizvodnjo dol. Začel sem od nič. Tam tako, da sem moral one ljudi, ko sem zaposlil, celo naučiti, da ne jejo z rokami, ampak da sem jim žlico dal. Tako da je to je bila ena fantastična izkušnja, kjer človek vidi, koliko lahko prinese, ne samo motori, ampak oseba. In za mene je to zelo težka izkušnja, ker sem skoraj umrl od malarije dvakrat, ampak življenjsko mi je to najboljši čas v življenju, ko sem ga imel. Ker sem tam od nič usposobljenih 150 ljudi, ni 150 ljudi s poklicem, da so dali delati. In po mojem, to je edina pravilna pomoč Afriki. Ne samo tu Gani, ne denarjem, ne tem, ampak direktno tam ljudi učiti pripraviti. So zelo navdušeni, zelo sprejmajo pozitivno take stvari, samo izgleda, da to ni v praksi, ker je to zelo zahtevno. Kako se je v tistih časih Tomus obnesel v Gani? Mislim, da še danes v Gani vidimo, kakšen Tomusov motor. Veste kaj, to je bila ena izkušnja i za mene i velika izkušnja za Tomus. Ker, če vzamete samo primer, to, kar je dobro v Evropi, ali posod, ni dobro u Afriki. To je tropska klima i vsaka stvar, i oseba, i vsaki proizvod se mora prilagoditi tem afričkih kondicij. Mi smo šli dol s tem, da nismo dejansko vedli nič in začetka so bila samo razočaranje. Če samo vzamete primer tukaj, če vidite te gume in te naše žice, to je vse pokalo in vse je to bilo potrebno na drug način narediti. Ampak na koncu ste uspeli prilagoditi, je tako? Na koncu smo to uspeli. Meni je bilo tam zelo praktično to, ker dejansko to ne samo Tomus, nego vse države, vsake stvari, katero nekdo hoče narediti i prodajati u Afriki, mora testirati u Afriki. I tam su bili Nemci, tam su bili Italijani i s temi ljudmi ko su že imeli prakse, sam zelo dobro sodeloval. V osrednji knjižnici Srečka Vilharja smo veseli, da smo lahko del tega projekta, ki ga je mestna občina Koper pripravila tudi v sodelovanju s društvom Tomus, Pokrajinskim muzejem Koper, Pomorskim muzejem Sergeja Mašera Piran, Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za pomorstvo in promet, Obalnimi galerijami Piran, RTV Koper Kapodistrija, društvom Tomus Obala ter Automatik Delovišče. Hkrati naj izpostavimo, da današnja prireditev poteka v okviru dneva knjige, ki ga sicer praznujemo 23. aprila. Danes sta z nami Izabela in Lorela Flego, ki vam predstavita knjigo Spomini iznad ekvatorja. Izabela Flego se namreč v knjigi spominja 5 let bivanja v Gani. Avtoričin mož Aurelio je v Gani vodil vzpostavitev koperskega Tomusovega hčerinskega podjetja, imenovanega Tomus Gana Limited. Preden besedo predamo današnjima gostjama, naj se zahvalimo še Ingrid Celestina in knjigarni Libris v Kopru, kjer knjigo Spominjen iznad ekvatorja lahko tudi kupite. Pogovor bo potekal v italijanskem jeziku. Un saluto a tutti, buonasera anche da parte nostra, buonasera Isabella Frego, alla quale non darò del lei perché mia mamma. Spero bene.
bene. Speri bene. E io penso che un'introduzione giusta sia quella di dire che in tempi come questi siamo in realtà contenti di poter fare un intervento di questo tipo, anche se digitale. Ovviamente ci sarebbe piaciuto molto di più farlo dal vivo con le persone presenti in sala, ma non potendolo fare diversamente, in ogni caso va bene anche così. È un modo per stare a contatto con il pubblico che ci sta guardando in questo momento dall'altra parte, ed è un modo soprattutto per creare un contatto con le persone, e io spero che questa serata sia di vostro gradimento. Per me è un grande piacere stare qui con la mamma a un po' cercare nel passato quelli che sono stati i suoi e i nostri ricordi. Siamo qui per trattare questo libro che si chiama Memoria da sopra l'Equatore, che è stato tradotto anche in sloveno, la versione slovena più vicina a me, Skomini Isna d'Equatoria, ed è un libro che, come è stato detto nell'introduzione, ci porta nel passato, quando la mia famiglia ha vissuto in Africa, loro di più, io di meno, perché io sono arrivata più tardi, però dal 1973 al 78 la mamma, insieme al papà e anche a mio fratello, si sono spostati praticamente dall'altra parte del mondo, in Ghana, in Africa. Doveroso iniziare chiedendoti perché c'è stato questo spostamento e cosa ti ha fatto scegliere l'Africa, o forse l'Africa che ha scelto te. Probabilmente l'Africa che ha scelto me, ma il viaggio, diciamo, questa nostra permanenza in Ghana è dovuta proprio al lavoro di papà. Papà che è andato a rappresentare la Tomos e a imbastire veramente una succursale della Tomos in Ghana, e precisamente a Kumasi. Devo dire che mi chiedi questo viaggio, diciamo così, lontano e così via. Quindi è stata, per me questo libro è come una passeggiata lenta e silenziosa là dove ho trascorso 5 anni. Era un'idea che veramente mi frullava per la testa tanti, tanti anni, e probabilmente certi ricordi anche sbiadiscono, però le emozioni sono quelle che sono rimaste, e grazie proprio a queste emozioni ho potuto fare questa passeggiata e andare incontro, perché in Africa si va sempre incontro a qualche cosa, e anche il popolo africano è sempre in movimento e vuole andare incontro a qualcuno, e questo lo si legge già nei loro sguardi, diciamo proprio nella saggezza del loro sguardo umile si legge questo, che vogliono conoscere, vogliono andare incontro. Ma io sono grata a questo viaggio e a quel popolo naturalmente, e all'Africa, perché mi ha offerto il braccio per vincere un'infinità di pregiudizi. Mm. E questa è probabilmente la più grande conquista che io ho potuto avere in Africa. E quando sono venuta, diciamo, lì con tutti i miei pregiudizi di europea, non credevo di poter incontrare le persone, perché io ho incontrato persone, veramente. E all'inizio mi sembravano tutti uguali, dopo pian pianino, quando incominci attraverso gli incontri, attraverso la parola, perché è la parola quella che ti aiuta a conoscere. Io dico sempre, per apprezzare la luce ci vuole il buio, per apprezzare la parola ci vuole il silenzio. Allora se tu in silenzio ascolti chi ti sta di fronte, riuscirai anche a capirlo. E io col passare dei giorni ho visto che il colore della persona era completamente svanito. Davanti a me c'era l'essere umano, c'era la persona, con tutte le sue esigenze, con tutte le proprietà che poteva avere, forse diverse da me, ma quel accettare il diverso perché è un individuo, è una cosa molto importante.
hai citato la parola ascolta, sì. Ascoltare, ci sono tante massime in questo libro, forse non sono neanche delle massime, sono semplicemente delle frasi che spesso e volentieri hai sentito tra la gente del popolo, tra gli africani, sì. E una di queste dice ascolta, vedi se ti riesce e lascia l'altro così come sta. Ecco, effettivamente questa è una massima, perché l'ho riportata? Perché io l'ho vissuta. Questa massima, no? Io ho trovato, effettivamente ho trovato una grande amica al mercato centrale, al mercato grande che è veramente enorme, ho trovato un'amica. E diciamo, trovare un'amica e non vedere assolutamente che ha il colore diverso, ma è una mamma come me. Con i suoi bambini pargoletti lì vicino che giocavano per terra, lei che cucinava, che vendeva, che preparava, che faceva tanti lavori come donna, ed effettivamente ad un certo momento abbiamo avuto una confidenza tra di noi proprio da donne e mamme. Allora lei aveva questa fiducia in me di raccontarmi le sue cose e io anche le ho detto certe cose di me. Lei ad esempio era molto meravigliata quando le ho detto, sa, io ho provato la miseria, ho provato la fame. E lei è rimasta, no? Dice, ma come, madame, lei? Cose che accomunano indipendentemente dal fatto che uno sì, possa essere bianco sì, o nero sì, da una sì, parte o dall'altra sì. parte del pianeta. Non voglio che ti emozioni troppo, mamma, no, perché poi no. Emozioni anch'io, non facciamo l'intervista. Senti, ti devo chiedere una cosa che mi ha sempre molto così interessata anche personalmente. Qual è stata la tua prima sensazione quando sei sbarcata su questo territorio africano? Perché io, viaggiando anche oggi, quando si viaggia in posti così diversi rispetto a quello dove siamo, si percepisce immediatamente un qualcosa nell'aria, nel terreno, nelle persone, ed è la prima sensazione, io dico sempre, quella giusta. Cosa hai percepito tu la prima volta che hai sentito l'Africa? Ecco, guarda, la prima volta innanzitutto il caldo, questo caldo che Andrea mi ha detto già sulla scaletta dell'aereo mentre scendevamo, mamma, ma il caldo cammina. Perché fumava tutto. Effettivamente questo caldo che ti penetra attraverso gli indumenti e ti viene voglia veramente di spogliarti. E poi è l'incontro, diciamo, del primo africano, dico, il taxista. La gentilezza del taxista, no? La gentilezza subito a prenderti le valigie, a portarti, madame ti aiuto, no? E quindi questo approccio come se ti avesse conosciuto già prima. E poi entrata in albergo anche mi sono immediatamente sentita tra virgolette signora, perché mi hanno trattato da signora e con una particolare attenzione per Andrea che era piccolo. No, e questa impressione è stata una prima impressione, però l'ho portata avanti per tutto il periodo del soggiorno. La gentilezza, no? La gentilezza e l'attenzione per i bambini. Per i bambini. Quando eri tu piccola, quindi tu eri l'angelo. L'angioletto che non si doveva toccare, racconto sempre quel piccolo episodio al mercato quando eri con me, perché venivi sempre il fine settimana, era il fine settimana per andare al mercato a incontrare le persone, che questo era. Pensa che bello, no? Incontrare le persone, perché al mercato le incontravo. Io avevo dei punti al mercato dove andavo proprio a incontrare le persone. Questa era Mami Rose con i suoi bambini, la sua cucina, il suo mercatino. Poi c'era la baracca di Baba,
che mi cuciva i vestiti con i ricami e così via, le salviettine, tutto quello, le tovaglie e così via, e poi c'era il macellaio. Quindi ecco che avevo tre punti ben precisi e dopo andavo a fare il giro lungo. Però volevo dire di te che una volta ti è caduta la gomma da masticare, la volevi prendere e io, perché in Africa l'igiene è vita, specialmente per noi europei, allora ti ho dato così, ma un buffetto proprio sul sederino, e Mami Rose mi ha detto: Madame, gli angeli non si picchiano. Visto? Io mi sono vergognata, veramente mi sono vergognata, e forse da quel momento è scattata quella nostra amicizia. Brava Mami Rose, che sì, ha detto così. Sì, veramente, veramente. Tu nel libro, mamma, tratti temi molto diversi, tratti ovviamente i ricordi della tua vita in Africa, quello che è stato con la tua famiglia, ma anche le tue sensazioni personali al di fuori di noi. Tratti molto anche il tema delle donne, adesso hai citato Mami Rose, non solo lei, anche altro. E queste donne ghanesi colorate, fiere, indipendenti, donne che hanno una loro strada indipendentemente dal resto della tribù, donne per molti sensi anche estremamente moderne, paragonate anche alla nostra società, la società di oggi. Cosa ti hanno lasciato queste donne? Ma guarda, queste donne mi hanno lasciato tante cose. Innanzitutto la loro fierezza, la fierezza di essere donne, perché loro sanno, e anche il popolo africano sa, che la donna è la prima radice. Senza la donna la nazione è vuota. Esatto, non va avanti. Loro dicono, certo. Ecco, non va avanti. Avevano tutto il commercio in mano, loro avevano il commercio, no? In mano. E curano gli uomini che lavorano. Sono loro che curano gli uomini, cucinano per gli uomini. Stanno dietro ai bambini, immagino. Stanno dietro ai bambini. Ci tengono quindi a tenere la società sana. Quindi questo è anche molto, molto importante. Loro sanno di essere una colonna della società. E questo mi è piaciuto tantissimo. Anche quando, diciamo, un 8 marzo, la moglie del generale Achampong, che mi aveva invitata, ho avuto questa bellissima impressione: noi donne siamo qui, siamo fiere, siamo importanti, siamo la colonna della società. E questo mi è piaciuto. Bello rendersi conto di questo. Sì, e loro si rendono conto di questo. Ecco che forse lo dico già adesso, no? Il fatto che un uomo può avere più donne. Questo maschio va ad esempio al ristorante, va a ballare con 3-4 mogli e sono tutte fiere, felici di essere lì con quest'unico marito. E alcune sono veramente, le vedi, anche ornate di oro proprio, perché a loro ci tengono, a loro, l'oro è molto... Io me lo ricordo anche sui denti questo oro, sì. Cioè, me lo ricordo ovunque, messo ovunque, sì. Proprio. Sì, loro, ma medaglioni, addirittura sui sandali il pompon con l'oro sopra, no? Ecco, tanto per dirti, ecco la loro fierezza. E poi hanno in mano anche la gestione della tribù, anche se nella tribù chi è importante, la persona più anziana, può essere anche una donna, perché la prima tribù, il primo villaggio che io ho visitato era diretto proprio da una donna, dallo zio di un ingegnere della Thomas, un nero, no? E ci ha portato in questo villaggio. E devo dirti che era così tutto ben organizzato. Tu vedevi in un angolo la mamma giovane che allattava
il bambino, vedevi in un altro angolo due donne che preparavano il fufu, quel loro cibo tipico, perché ha bisogno di due persone per batterlo, per prepararlo. In un altro angolo vedevi i bambini che giocavano. Da un'altra parte vedevi una mamma che lavava. Quindi tutto un villaggio bene organizzato, e questa mamma più anziana è quella che ti dà il permesso di entrare nel villaggio ed è quella che ti fa da guida. E questa donna mi ha fatto capire, per esempio, avevano tra due baracche, diciamo, avevano un simbolo religioso di loro, un simbolo di rito, diciamo, no? E mentre lei mi spiegava del villaggio, della loro vita, di come vivono, eccetera, no? E quando le ho indicato, diciamo, questo segno, e lei mi ha detto: "It is not for you, madame." Non è per te. Quindi era un simbolo, questo vuol dire già ti fanno capire fino a qui arrivi tu che sei straniera, poi questo fa parte dei miei riti, delle mie abitudini e così via. Ecco, un'altra cosa importante sia per i maschi sia per le femmine, loro hanno avuto la schiavitù e questa schiavitù la si percepisce, sì. Capisce che c'era, però quello che è interessante è che la schiavitù e tutta l'oppressione che hanno avuto non ha portato via la loro identità madre, la loro cultura madre, i loro riti, e la loro cucina, i loro costumi. I loro costumi, che sono fieri dei loro colori, perché un nero può mettersi addosso qualsiasi, sono belli perché sono si vestono colorati e sono belli tutti. Ecco, e questo ti insegna una cosa molto importante: se hai radici forti, nessuno può sradicarti. È una cosa molto bella che hai detto, radici forti, che è una questione anche un po' storica, no? Di quanto va indietro con questa loro cultura, questo loro essere così legati alla terra madre, alla natura, quello che noi insomma non abbiamo oggi, no? Noi abbiamo le lavatrici, le lavastoviglie, i televisori, tutto, ma il contatto con la natura è molto scarso. No, appunto. Loro amano la natura, loro sanno. La sentono? Sì, la sentono. E effettivamente quando tu vai a visitare i villaggi tu riesci a capire che loro riescono ancora a vivere diciamo l'infanzia della società, ecco, l'infanzia della società, perché loro vivono assieme alla natura. Ad esempio l'educazione è affare di tutti, però specialmente per i maschi, diventano maschi quando devono affrontare la natura. E loro dentro la natura hanno dei compiti precisi, dei riti precisi, una caccia precisa e così via, ed è lì che diventi uomo, perché la natura deve darti il timbro giusto. Hai esposto molte cose che ti sono piaciute dell'Africa, no? Anche tante cose che hai imparato. Se dovessi fare un confronto tra queste due culture, quindi la cultura nostra, europea, e quella africana, che magari è un confronto difficile, forse anche impossibile, tuttavia, c'è qualcosa che invece hai visto lì che però non ti è piaciuta? Ma guarda, più che, non so, ecco, l'infibulazione, questa non mi piace, quindi questa la nego completamente, perché la prima tua babysitter che avevi, la Selina,
dopo un po' ha dovuto lasciarci, andare al suo villaggio, perché era venuto il momento che doveva sottoporsi a quel brutto rito, ecco, sì. quello no. E altre cose negative, diciamo, o qualcosa che non mi piace dei ghanesi, non c'è di specifico, ci sono invece delle cose che non riesco a capire, perché non riesco a capire certi riti, anche forti, per esempio, no? Non riesco a capirli senz'altro, quindi quello mi è rimasto così un po' una grande incognita, no? E poi quel usare tutti quegli scheletri che usano, quelle bancarelle così di tutto, di serpenti morti, di becchi, di teschi di scimmia, di uccelli. Beh, hanno anche molti riti voodoo loro. Sì, insomma, no? Ecco, hanno questo voodoo, no? E quindi quello non lo capisco a fondo e probabilmente mi rimane così una cosa un po' più lontana. Anche perché siamo sempre un po' tendenti ad avere paura delle cose che non conosciamo, sì. No? Per questo magari sono... Sì. Strettamente negative, ma effettivamente fanno parte di una cultura completamente diversa. E poi, guarda, ti dirò che mi hanno fatto capire che il grosso problema dell'Africa è proprio l'Europa, perché l'Europa ha portato soltanto, diciamo, non soltanto, ma ha portato anche tante cose negative. E noi europei ci riteniamo superiori, perché ci riteniamo superiori, che invece non lo siamo. Guarda, loro per esempio, quello che io ho sottolineato anche per loro sono tutti fratelli e sorelle. Non è sbagliato, perché loro dicono siamo tutti figli della stessa terra. La nostra madre comune è la madre terra, allora siamo tutti fratelli e sorelle. Che qui qualche volta, quando questi venditori ambulanti di colore che dicono sorella, sì, e così via, qualcuno si offende, loro lo fanno per rispetto, perché loro hanno rispetto della persona. Ecco, questo anche questo mi è piaciuto di loro. Poi il rapporto verso i bambini, questo senza... Sì, lo spieghi sì, spesso nel libro sì, dei ritorni su questa loro sì, gentilezza nei sì, confronti sì, dei bambini. Sì. Senti, tu hai fatto ingrandire delle fotografie in bianco sì, e nero qui, che ci riportano effettivamente a questo periodo nostro in Ghana, sì, legato alla Thomas, lì c'è anche papà vicino sì, a te. E lui anche si è trovato ad affrontare un territorio completamente diverso anche dal punto di vista del business e dell'economia. Sì, esatto. Che rapporti aveva con le persone? Come si è trovato papà? Ma guarda, con le persone bene. Penso agli ingegneri che ha avuto lui, i suoi collaboratori diretti, ha avuto un bellissimo rapporto, veramente, no? E quello che è stato invece difficile per papi, e non aver da fare, ma educare gli operai, perché l'operaio è diventato operaio, quindi l'uomo della foresta che entra in una fabbrica e vede a portata di occhio, a portata di mano, e bulloni, e viti, e cacciaviti, e tutto. E se lui ha bisogno, lui che vive nella foresta, se gli serve il mango lo va a prendere, se gli serve, non so, un altro frutto lo va a prendere, il legno lo va a prendere. E allora bisognava fargli abituare che non si può prendere in fabbrica, che bisogna guardare e non toccare. Infatti, quando siamo andati con papi in visita al re degli Ashanti, che è il re del popolo, un re importantissimo per,
la tribù degli Ashanti, quando siamo andati da lui, lui ha detto, ma fino a poco tempo fa nessuno sapeva della Tomos. Adesso io vado nel bush a visitare le mie tribù e mi parlano della Tomos. E allora ha detto a Papi, ha detto lei gentilmente deve avere pazienza con la mia gente del bush, no? E quindi Papi ha detto sì, capisco, capisco, dice bisogna educarli al lavoro, sì, no? Sì. In maniera così come interpretato da noi, no? Dagli europei o da gente comunque non vive in Africa. Sì. Noi spesso e volentieri parliamo del Ghana, diciamo che bello sarebbe tornare in Africa, che bello sarebbe ritrovare la nostra casa, vedere cosa c'è al posto della Tomos. Andrea ha fatto anche mio fratello tantissime ricerche, quindi sappiamo anche cosa c'è lì dove c'era casa nostra, cosa c'è lì dove c'era la Tomos, sì, e via dicendo. Ma se dovessimo tornare, cosa secondo te cosa troveremo a distanza di 40 anni? Quante Guarda, troverei tanti cambiamenti perché la tecnica è andata avanti, certo, quindi tanti, però sono certa che se io dovessi inoltrarmi dentro la foresta e andare a visitare i villaggi troverei ben pochi cambiamenti, perché vedi anche in TV che fanno vedere qualche volta questi documentari, quindi dentro le tribù le cose sono cambiate poco, loro ci tengono ai loro riti e sono poveri, e questa è la povertà, la miseria, e poi hanno le guerre adesso anche in Ghana, no, perché il popolo ghanese non è un popolo battagliero, ecco, un popolo pacifico, no? E penso che troverei più di tutto cambiamenti per quanto riguarda le strade, le vie, le case, no? Questo sì, i negozi probabilmente, perché quella volta i negozi erano pochi negozi, no? Quindi troverei probabilmente di tutto anche nei negozi, quello che prima era difficile a trovare. No? Penso, e la gente, non so, la gente probabilmente, la gente del luogo rimane con quelle sue caratteristiche, belle, che sorride, sì, la gente che ti vuole bene, che sa voler bene. Tu eri piccola, non ti ricordi tutte le attenzioni che avevi quando andavamo nei negozi e così via. Tu eri il centro dell'attenzione, ti salutavano, ti chiedevano come stai, ti chiedevano se hai bevuto il latte, dove era il papà, dove era tuo fratellino, quindi c'era questa comunicazione, sono molto comunicativi, ecco. Quindi questo non credo che siano cambiati da questo punto di vista, magari è cambiato il territorio, sì, loro come popolazione. Sì, sì, non loro. E sono probabilmente sempre sfruttati, dico io, no? Questo non credo che cambi, ecco. Senti, nel 2000 è uscito Girolamo, vero? Spazio in dotte carte, sì, che è stato il tuo primo lavoro di ricerca, sì, tanti anni fa, perché insomma nel 2000, veramente tanto tempo fa. Sì. Questo è il più recente, e queste memorie sopra l'Equatore, tradotto anche in sloveno. Se dovessi un po' fare le somme di questo libro, no? Dire cosa ti ha dato, cosa... È stato un viaggio nella memoria, nella tua memoria, sì, un viaggio anche molto intimo, sotto tanti punti di vista, un viaggio che ha toccato tutta la famiglia e ha toccato chi poi va a leggere questo libro magari con curiosità anche nei confronti dell'Africa, perché vuole intraprendere un viaggio, perché vuole sapere più di te. Ma se tu dovessi tirare le somme, cosa ti ha lasciato scrivere questo? Ma guarda, mi ha lasciato, mentre scrivevo, devo dirti che mi sono emozionata tanto e qualche volta ho anche pianto. Tutti, non solo tu, tutta la famiglia. Tutta la famiglia, sì. E dopo, quando la gente l'ha letto, più di qualcuno mi ha fatto veramente dei complimenti, perché la grande soddisfazione di questo libro e di quando si scrive, di quello che si scrive, è quando riesci a trasmettere la tua identità intima
attraverso le parole e chi ti legge capisce, ti capisce. E quindi ho provato questo, perché la gente mi ha detto questo. Quando ieri mi ha detto un signore, la sa che avessi voglia di andare in Africa perché ho letto il suo libro. È vero, che bello. Bene, questo, no? E sono grandi soddisfazioni, no? Vuol dire che sei riuscita a trasmettere l'emozione? Penso di sì, per questo dico io che la memoria è un viaggio, ma quando tu lo racconti è come incontrare le persone, no? Mm-hmm. Ecco, quindi per me è stato, con questo libro ho incontrato parole, mm-hmm, ho incontrato frasi, ho incontrato visi, mm-hmm, visi, facce, sorrisi, ho incontrato tanta saggezza. Tanta saggezza, no? E questo loro esprimersi sempre con umiltà, a volte ti dà anche fastidio, perché dici, guarda, si comporta così perché ha provato soffrire, ha provato la schiavitù. E io ricordo il primo incontro, ad esempio, col nostro Stuart, che è stato con noi 5 anni. Il primo incontro, me lo ricordo, lui è venuto con le mani dietro la schiena, così: Madame, I will do my best. Farò il mio meglio. Farò del mio meglio. E così, proprio con umiltà, con questi occhi che mi guardavano, e io dopo subito gli ho fatto capire, gli ho detto, sai, tu sarai impiegato da noi, mm-hmm, no? Tu non sei servo, tu sei impiegato. Sei impiegato della Tomos, sei pagato dalla Tomos e tu lavorerai qui per noi. Ed è stato quindi 5 anni con noi, quindi vuol dire che anche si è trovato bene. No, ed era l'unico steward, l'unico che ha anche avuto la motoretta. Ah, vedi, si è comprato Tomos. Infatti Papi gli aveva detto, guarda Charlie, tu ricevi lo stipendio della Tomos, mangiare, quindi vitto e alloggio ce l'hai gratuito, da vestire ce l'hai anche perché lo vestivamo noi, no? Quindi dice, Papi gli ha detto, puoi risparmiare e ogni mese pagherai e comprati la motoretta. Non ti dico la felicità. Quindi era l'unico steward a Kumasi che andava in giro con questa bella motoretta rossa. Era il ganso della città, si può dire il ganso della città. Io vorrei concludere dicendo solamente ancora una cosa, perché hai citato questo discorso del razzismo, che in realtà è molto importante. Sì. Però va detto che effettivamente loro hanno questa eredità, no, della schiavitù, che purtroppo è un'eredità, sì, che non andrà mai cancellata. Sì. Il razzismo è ancora presente, è presente anche tra di loro. Quindi sì, anche i neri nei confronti dei bianchi, i neri, sì, tra i neri, i, sì, bianchi, sì, tra i bianchi, è una situazione molto ma molto complessa che, sì, effettivamente, sì, non so se potrà mai essere risolta, perché io dico sempre, l'uomo come l'essere umano è nato indubbiamente con un grande, sì, bug, un grande problema nel cervello, sì, che non riesce a superare. Comandare, rimettere i piedi sulla testa del tuo simile. Esatto. No? Questo, esatto. Sì, sì. Questo è veramente... è una piaga, diciamo, questa è una piaga, anche perché sai, loro con Falconto, quando hanno avuto la schiavitù, no, loro venivano catturati, alcuni venivano catturati nella foresta e dopo dovevano andare a caccia dei loro simili per farli diventare schiavi. Quando io ho visitato a Emina il luogo dove si trattenevano gli schiavi prima di mandarli in America e così via, è un luogo, guarda, non solo da brivido, ma ti viene, scusami, da rimettere, perché tanto,
capisci qual è stata la sofferenza, quando tu vedi quegli anelli delle catene e quando sai che lì dentro c'erano persone, ma tante persone che non si potevano neanche muovere perché un anello vicino all'altro, quindi ti immagini una persona vicino all'altra. E quel capitolo del libro concretamente sì. È molto difficile da leggere, anche perché se ci pensate poi un attimo non è tanto lontano rispetto ai tempi nostri, cioè non stiamo parlando di 1000 anni fa, no? Sì, sì. E di conseguenza dà molto da pensare quello che l'uomo è stato, ma anche quello che l'uomo è oggi per certe situazioni. Sì, sì, sì. Guarda che un pescatore, mi ricordo quando siamo andati quindi a visitare questo castello, abbiamo visitato anche il villaggio, è un villaggio di pescatori, un bellissimo villaggio di pescatori, no? Quello che mi è piaciuto su ogni barca, una frase del Corano, una frase, no? Loro sono molto, ci tengono, religiosi, no? Religiosi, e ci tengono, no? E c'era un pescatore un po' più coraggioso degli altri, che aveva anche il coraggio di parlare, no? Allora io ho detto che gli inglesi potevano anche dare delle barche più belle, più, no? E così via, no? E dopo lui col braccio verso il castello, come per dire lì c'erano gli schiavi, e dopo mi fa anche God is there, il Signore è lì e vede è tutto, certo. E vede tutto, no? Quindi però senza cattiveria, come ti direi, proprio in una maniera così spontanea, così che ti meravigli, perché probabilmente noi avremmo messo, io penso come Isabella, avrei messo probabilmente un po' di veleno in quella frase, no? Lui invece no, con la mano così, il Signore è lì, vede e quindi... Sai, ci riporta a quella frase, ascolta, guarda e passa, perché certe cose magari non sono più neanche nelle nostre mani e magari qualcuno le vede effettivamente dall'alto, no? Sì, questo è vero, questo è vero, no? Quindi questo è stato un viaggio che mi ha cambiata, senz'altro, mi ha cambiata in meglio, mi ha fatto capire che tutti noi esseri umani vogliamo essere felici. Alla ricerca della felicità. Alla ricerca della felicità. Abbiamo bisogno della parola. Ci è data per quello, no? La differenza tra uomo e animale. Abbiamo bisogno della parola del nostro vicino, e abbiamo bisogno anche di comprensione, di collaborazione, quella che loro hanno, perché quando visiti i mercati, lì ti accorgi, il mercato è una specie di casa comune, lì veramente vedi che c'è questo aiuto reciproco, se c'è bisogno, no? Quindi ti accorgi che in un certo senso loro ci tengono, perché anche vivono così in una famiglia allargata dove ogni momento qualcuno può avere bisogno di te, e questo connessione, mutuo, no? Questo mutuo soccorso tu lo percepisci attraverso il popolo ghanese, il popolo africano che sa sacrificare, no? Poi vorrei raccontare forse quel piccolo episodio che ci è successo a Bamako, no? La prima visita a Bamako, c'eri anche tu e c'era anche Andrea, eravamo in albergo. Al mattino papà è uscito perché aveva un incontro di lavoro, noi siamo rimasti in albergo, poi ancora tu dormivi ancora veramente, e mi chiama dalla reception, mi chiama, dice: madame, c'è qualcuno per lei, no? E io scendo, dico: ma chi può cercarmi a Bamako, non sono mai stata, non conosco nessuno, e così via. E scendo, vedo un signore di colore, si presenta
e mi dice: io sono questo e questo, sono venuto a riverire lei e i suoi bambini. E dice: perché suo marito è stato tanto buono con noi. Che bello! Bello questo. Infatti papà in un'altra visita aveva aiutato questo signore a mettere un filo elettrico dentro la sua baracca. Ma per loro era importante. E per loro era importante. Papi aveva comprato il cordone, la lampadina, tutto, e aveva portato lì perché loro lavoravano al buio dentro la baracca. Ed è quello che mi ha fatto quelle belle borsette di coccodrillo, i sandali, eccetera, no? Ecco, tanto per dirti l'educazione, la sensibilità che puoi trovare là dove non te l'aspetti. Ecco perché io ritengo che è giusto che ti dicano sorella, perché veramente quando vivi lì ti senti sorella. Io mi sono sentita sorella, ad esempio, di Mangro, no? E anche di quelle signore, perché per me sono signore anche quelle, mami, che venivano a vendere, che mi portavano la frutta e la verdura, e avevano sempre una bella parola per te e per Andrea, e sempre con tanta umiltà, però signore. Per quanto riguarda il comportamento, io dico signore. Sì. Mamma, io ti ringrazio per aver condiviso con noi queste memorie da sopra l'Equatore, cioè fatto un bel viaggio in Africa. Yeah. Io sempre spero che l'Africa sia ancora a portata di mano per noi, che un giorno ci possiamo tornare e vederla e percepirla, annusarla con tutti i suoi colori, i profumi, le spezie, così com'è. Grazie a chi è stato dall'altra parte a seguirci questa sera con questo incontro virtuale, e posso semplicemente concludere dicendo che spero vivamente che la prossima volta l'incontro sia reale. Qui con le persone in sala. Con le persone, grazie. Grazie, alla prossima, arrivederci.